Siamo in registrazione, Presidente. Grazie. Oggi 18 febbraio all'inizio della seduta della quarta commissione consiliare. Segretario, la prego di chiamare l'appello. Signore, buongiorno. Chiamo l'appello per la seduta numero 33. Presidente, consigliere Inserillo, presente. Cancilla. Buongiorno, presente. Di Pisa. Consigliere Di Pisa assente o non lo... Si era collegato, vabbè. Consigliere Di Pisa. Andiamo avanti. Vado avanti, sì, infatti. Consigliere Orlando. Presente. Buongiorno a tutti e tutte. Randazzo. Consigliere Randazzo. Presente. Presente. Consigliere Di Pisa. Niente, avrà problemi di collegamento. Va bene, verificato il quorum strutturale, dichiaro aperta sì, la seduta. Presente, presente. Buongiorno. Benvenuto ai nostri ospiti, ai quali chiedo, come da prassi, il consenso alla videoregistrazione. E allora? Dottoressa Rimedio. Sì. Acconsento. Poi il Giovanni Paternostro. Io non vi vedo tutti perché sono collegato al cellulare. Consenso la registrazione. Quindi, se potete, diciamo, dare il consenso di volta in volta. Francesca Pruiti, acconsento la registrazione. Buongiorno. Buongiorno. Poi abbiamo il dottor. Dottor? Dottor, un attimo perché avevo già scritto, dottor Lucido. Dottor Lucido era in collegamento, lo vedo, ma anche lui ha difficoltà di collegamento. E forse ha il microfono chiuso. Ha il microfono chiuso, ma sento tra l'altro. No, no, avete ragione, avevo il microfono chiuso, quindi parlavo a me stesso. Sì, buongiorno a tutti di nuovo, acconsento alla registrazione. Benissimo. Presidente. Va bene, ringrazio i nostri ospiti per essere intervenuti e do subito la parola alla collega Cancilla, che è stata colei che aveva richiesto questa seduta di commissione. Prego, collega. Grazie, Presidente. Allora, noi come quarta commissione consigliare ci siamo occupati del regolamento inclusione sociale, che sappiamo essere un regolamento che di fatto cerca di attivare una serie di iniziative a favore delle fasce più deboli, quindi di coloro che sono a rischio marginalità. Allora, lo sappiamo, un regolamento piuttosto complesso, oggi ci volevamo un pochettino, come dire, volevamo focalizzare la nostra attenzione sul titolo secondo del regolamento, che è quello che riguarda l'emergenza abitativa. Noi sappiamo che con una delibera del 2016 il Consiglio Comunale ha approvato l'istituzione dell'Agenzia Sociale della Casa all'interno del regolamento appunto degli interventi abitativi, che è una, diciamo, una struttura piuttosto complessa, che al suo interno ovviamente prevede anche personale comunale, ma che collabora molto anche con enti e associazioni che appunto sono, diciamo, accreditati. Ora, da qual è il presupposto di base di questo, diciamo, di questo regolamento, comunque di questa parte del regolamento? Quello che l'abitazione, comunque la casa, costituisce un bisogno primario dell'individuo. Quindi se una persona ovviamente non ha la sicurezza di poter vivere in un ambiente idoneo, diciamo, poi difficilmente potrà rendersi autonomo, uscire dalle difficoltà economiche, lavorative che vive. Il regolamento ovviamente si rivolge sia a singoli individui che a nuclei familiari. E cosa presuppone di base? Che il comune dia un contributo, anche ovviamente di natura economica, per far sì che appunto il cittadino possa usufruire di un alloggio, però non vuole essere, tra virgolette, nessuna di queste, diciamo, iniziative che sono all'interno del regolamento prevedono semplici forme di assenzialismo, perché sì, da una parte c'è la possibilità di usufruire di un contributo per l'alloggio, per le utenze domestiche, però dall'altra parte c'è l'impegno da parte dei fruitori
di aderire a dei piani personalizzati, chiaramente fatti ad hoc in base alle esigenze, insomma, della persona nel nucleo familiare, dove c'è l'impegno ovviamente quindi a un'attività lavorativa, se sono persone adulte o nel caso di minore all'interno del nucleo familiare, di un percorso scolastico, formativo. Quindi è un progetto piuttosto, diciamo, complesso, che prevede vari aspetti e prevede al suo interno anche diverse forme abitative, anche più nuove del semplice alloggio preso in affitto. Per esempio c'era la coabitazione, quindi un alloggio che in questo caso viene diviso tra varie persone, o ancora, secondo me l'aspetto più innovativo per tutti, era l'abitare solidale, cioè la possibilità di una persona che magari già possiede un alloggio di poter ospitare al suo interno, non per un contratto di natura economica, ma proprio per una forma di solidarietà, persone che hanno bisogno. Diciamo, noi facevamo per esempio, l'esempio più classico era quello per esempio di una persona anziana che aveva un alloggio ma difficilmente poteva, tra virgolette, avere un appoggio, un sostegno a casa, e quindi magari si rivolgeva a giovani, studenti o persone che in qualche modo, anche donne in difficoltà, che potevano dare, tra virgolette, un aiuto in casa. Allora, detto questo, io, Presidente, lascerei la parola a chi poi di fatto ha gestito in forma concreta queste iniziative, per capire se effettivamente hanno avuto un risvolto, un'adesione da parte dei cittadini, quindi insomma una specie di follow-up di quello che abbiamo programmato. Appunto, perfetto. Io ricordo che un grande contributo è stato dato da Giovanni Paternostro. Ora poi non so, perché devo dire che questo regolamento ha prodotto effetti positivi in questa città. Ho avuto modo di constatare personalmente anche ho seguito alcune vicissitudini di soggetti che con grandi difficoltà hanno effettivamente avuto un grande aiuto da parte dell'amministrazione grazie a questo regolamento. Io non so, chi vuole intervenire, Giovanni o Francesco, il dottor Lucido? Intervengo io, se permettete, e poi do la parola. Sei il padrone, Giovanni, prego. Troppo buoni. Intanto grazie a tutti. Mi riaggancio a quello che ha detto il consigliere Cancilla e vi dico come si è evoluto il percorso. Intanto una piccola, diciamo così, parentesi di Amarcordo per l'ottimo, diciamo, contributo della commissione alla stesura del regolamento, insomma, che è riuscito ad andare in porto anche grazie, come dire, alla sinergia che si è creata con gli uffici e con noi che abbiamo, cioè siamo riusciti a rappresentarvi l'esigenza anche pratica di avere uno strumento che ci permettesse di utilizzare le risorse del Pommetro per questi interventi. Noi che cosa abbiamo fatto essenzialmente? Il regolamento è, appunto, come voi avete detto, il presupposto normativo sul quale noi abbiamo fondato l'intervento. Poi abbiamo utilizzato le risorse del Pommetro per fare istituire in via sperimentale l'Agenzia Sociale per la Casa, cioè abbiamo chiesto attraverso un bando pubblico agli enti del terzo settore di concorrere per aiutarci nel definire questo percorso, che per l'amministrazione era nuovo e doveva affrontare anche una sorta di processo di infrastrutturazione interno. Abbiamo fatto quindi una gara che è stata giudicata da un'ATI con diversi partecipanti, poi la dottoressa Pruiti meglio di me scenderà nel dettaglio, e con loro lavoriamo dall'inizio del 2019. Che cosa abbiamo fatto in sintesi, per non dilungarci troppo? Abbiamo attivato 10 sportelli sulla città di sull'area metropolitana, perché 8 coincidono e sono attivi in prossimità del servizio sociale comunale, quindi sono più o meno, perché dico abbiamo dovuto affrontare una serie di problemi legati alla presenza, allo spazio delle sedi, alla loro adeguatezza. Cioè diciamo che non è stato un percorso rose e fiori, è stato piuttosto un percorso ad ostacoli, ma alla fine siamo riusciti ad avere gli 8 sportelli, gli 8 uffici in prossimità
prossimità con col servizio sociale, che è fondamentale, perché diciamo il fulcro anche del nostro regolamento, lo chiamo nostro, è appunto l'intervento del servizio sociale, che in questo caso viene coadiuvato nei territori da un'equipe multidisciplinare, che è quella messa a disposizione dall'ATI aggiudicataria, e abbiamo anche due sportelli, uno su Monreale e uno su Villabate, che fanno capo ad altri comuni del distretto, sono Belmonte Mezzagno, Santa Cristina Gela, Pianegli Albanesi, Villabate, non so se sto dimenticando qualcosa, comunque i comuni del distretto sociosanitario 42. Perché appunto i fondi del POMMetro potevano essere utilizzati su coinvolgendo nell'intervento i comuni dell'area metropolitana. Poi che cosa abbiamo fatto? Avevamo un altro intervento nel POMMetro dove c'era una dotazione finanziaria importante, con il quale, che è l'intervento di pronto intervento sociale, con il quale abbiamo attivato un sistema di contributi diretti all'utenza. Per fare questo, l'ATI ci ha aiutato dall'interno del servizio dignità e l'abitare attraverso un ufficio che si chiama cabina di regia, ad analizzare le procedure che erano in atto presso l'ufficio, quindi vedere sostanzialmente come venivano trattati i casi e soprattutto per fare quello che mancava, cioè una connessione tra l'intervento del servizio sociale e il dare dei benefit di carattere abitativo, perché purtroppo quello che abbiamo rilevato è che fino a quel momento le esigenze abitative non venivano trattate come un problema sociale nel suo complesso, ma come un problema da affrontare soltanto diciamo rispondendo a un bisogno specifico, cosa che spesso non è, perché come è stato detto prima di me qui anche in questa riunione di oggi, il problema abitativo spesso nasconde una complessità dietro di interventi e di necessità di presa in carico che il consegnare, come spesso accade, semplicemente le chiavi di un alloggio spesso non risolve, ma anzi complica le cose. Ovviamente poi abbiamo dovuto affrontare anche la tragedia, diciamo, della pandemia, per cui diciamo l'ATI è stato veramente una risorsa importantissima, perché è stato attivato un numero verde per un lungo periodo, addirittura attivo più di 12 ore al giorno, perché gli uffici erano semi deserti per lo smart working, e per agevolare l'accesso dell'utenza ai servizi anche di prima necessità l'ATI ha dato anche una mano per la distribuzione alimentare, andando oltre quelli che erano gli obblighi contrattuali, e quindi adesso poi nel dettaglio vi daremo i numeri di questo lavoro. Abbiamo anche fatto un lavoro su un altro livello, che era quella della costruzione sul territorio di una rete importante, diciamo, di sostegno al bisogno abitativo. Cioè abbiamo provato ad attivare l'osservatorio, coinvolgendo i sindacati degli inquilini e dei proprietari. Abbiamo fatto diverse riunioni con le associazioni di categoria degli agenti immobiliari per stimolare e provare ad avere un po' di credibilità come amministrazione rispetto alla nostra capacità di solvenza, perché spesso, diciamo, il problema era doppio: convincere i proprietari privati ad affittare i nostri utenti e convincerli poi che sarebbe stato il comune a pagare. Quindi diciamo il tempo sembrava tanto, ma in 3 anni abbiamo provato a attuare un cambio culturale che ovviamente abbiamo realizzato, mi permetto di dire, al 50-60%, però abbiamo aiutato tantissime persone e tanta strada c'è ancora da fare. Ora il contratto dell'ATI è andato in proroga perché è formalmente scaduto a gennaio 2022, però stanno lavorando, l'amministrazione e il settore ha deciso di prorogare il contratto perché c'erano della possibilità di utilizzare le risorse aggiuntive e lavoreranno fino a ottobre-novembre. Chiaramente il servizio noi speriamo non si interrompa, qua c'è pure l'assessora collegata che ha già espresso la volontà politica di voler continuare con questa esperienza, quindi gli uffici a breve avranno mandato per bandire una nuova gara con le stesse modalità. Attendiamo di sperimentare nello specifico alcuni istituti a cui lei ha fatto riferimento, che obiettivamente le dico abbiamo avuto difficoltà a implementare perché anche lì
diciamo, l'accoglienza presso le abitazioni domestiche è una cosa che richiede un lavoro molto mirato di coinvolgimento anche culturale, di modifica proprio della percezione dell'altro. Io mi fermerei qui perché non vi voglio annoiare e darei, se me lo consentite, la parola prima alla dottoressa Pruiti, che è il coordinatore del progetto, e poi al dottore Lucido, che ci presenterà i dati degli interventi attuati. Restando che lei non ci annoia assolutamente, prego dottoressa. Sì, grazie alla parola Giovanni. Allora, io vi posso aggiungere alcune questioni procedurali e quanto abbiamo raggiunto fino ad oggi. Il 2019 per noi è stato l'anno in cui ci siamo dedicati al lavoro di integrazione all'interno del servizio. Il dottore Paternostro ha individuato e ha già segnalato che una delle cose principali che andava avviata era l'integrazione fra un servizio dignità dell'abitare, che è un servizio di per sé nato proprio per dare le case, quindi gestiva questioni economiche o appunto quelle delle assegnazioni degli alloggi, e il servizio sociale, che di fatto prende in carico le persone che hanno dei bisogni. Abbiamo lavorato insieme agli uffici del servizio sociale e insieme agli uffici del servizio di dignità dell'abitare per comprendere quali erano sia le necessità individuate nel territorio dai servizi sociali, che sono in prossimità, quindi a diretto contatto con i bisogni dell'utenza, sia le risposte che erano state attivate, e abbiamo avviato un lavoro molto complesso di procedure da lasciare al comune come bagaglio di standard procedurali e di modelli di intervento utili per poter sopperire ad alcune delle situazioni che noi abbiamo individuato, sia di vulnerabilità che di possibili soluzioni da mettere in campo. Questo è stato un lavoro preliminare e credo che una parte di questo lavoro sia stato molto utile proprio per raggiungere l'importantissimo strumento del regolamento di inclusione sociale, che vorrei dire noi abbiamo anche presentato all'autorità di gestione dei fondi del Pommetro, che hanno apprezzato l'utilizzo di uno strumento così articolato all'interno di una città metropolitana, in particolare del Comune di Palermo, poiché riprevedeva proprio tutti gli aspetti di interventi e di integrazioni professionali che il Pommetro già come tipologia di fondo richiedeva per l'erogazione dei servizi. Quindi questo è stato uno strumento fondamentale. All'interno del regolamento sono state incluse molte delle valutazioni che noi avevamo già individuato sul territorio e durante questa ricognizione. Il lavoro che è stato fatto anche di formazione del personale, che non è stata citata direttore, ma lo dico con molta con molta soddisfazione, perché noi abbiamo fatto ogni anno dei percorsi professionali di aggiornamento con degli ospiti, anche dei docenti importanti all'interno abbiamo formato, aggiornato tutto il servizio sociale. Oltre 120 sono stati gli assistenti sociali del servizio sociale che hanno aderito alla formazione. Abbiamo generalmente dato un minimo di 60 ore di formazione all'anno, sostanzialmente. Abbiamo fatto degli incontri che il primo anno fortunatamente sono stati fatti in presenza, hanno previsto degli step in cui abbiamo valorizzato il lavoro del servizio sociale, individuato i modelli. Da quei modelli e dalle tante dal valore comunque dell'esperienza anche trentennale di molti assistenti sociali operativi nel servizio sociale, noi abbiamo raccolto dei modelli e abbiamo sostenuto il comune nel creare la cartella sociale Icaro, che oggi è il sistema informatizzato di cui il Comune di Palermo ha adesso contezza. È una cartella sociale che ha visto al suo interno l'inclusione di tutti gli aspetti positivi dei vari modelli che venivano utilizzati nelle circoscrizioni. Io su questo voglio metterlo in evidenza, perché dico oggi il Comune di Palermo ha una cartella sociale
uguale per tutti, che prevede la possibilità di inserire e di inserire il per non solo diciamo la parte anagrafica della, dell'utenza che viene accolta, ma tutto il processo che viene avviato per il sostegno di questa persona. Quindi in questo momento che noi facciamo anche la parte della valutazione grazie al dottore Lucido, noi possiamo anche estrapolare dei dati in qualsiasi momento. Il comune ha i dati di quante prese in carico, che tipo di interventi sono stati avviati, e tutti creano uno stesso modello di presa in carico. Questo non significa che per tutti è stato pensato lo stesso percorso, ma che tutti hanno lo stesso strumento per metterlo in evidenza. Significa che se una persona si rivolge in prima circoscrizione o in ottava, il collega può sapere che già si è rivolto ad un'altra circoscrizione, è mappato, si è trasferito da una circoscrizione all'altra perché ha cambiato abitazione, tutto quello che è stato avviato dal collega in un'altra circoscrizione è visibile ed è parte della storia di quel percorso. Questo è un altro livello importante che secondo me il Comune di Palermo in questi ultimi due anni ha raggiunto, perché non avere una cartella informatizzata era sicuramente un gap per una città così ampia, con tanti bisogni, anche con come evidenziato dai servizi territoriali. Molto spesso le famiglie giravano i vari servizi, anche le UO specialistiche, per esempio, perché il Comune di Palermo è organizzato, oltre che per il servizio sociale territoriale, anche per alcune UO specialistiche. E molto spesso, per esempio, un utente che aveva una problematica di per esempio della presenza di un disabile in casa, veniva seguito dall'ufficio H, veniva seguito dall'ufficio sociale territoriale di pertinenza, ma magari i due servizi riuscivano a colloquiare in maniera troppo frastagliata. Oggi i colleghi vedono quello che fa l'uno con l'altro, lo possono vedere direttamente anche sul sistema. Sul sistema che vi dico molto brevemente, ma solo perché è stato costruito proprio per poter essere molto agevole, c'è una parte in cui si crea la segnalazione, una parte in cui c'è la valutazione e poi la presa in carico. L'attivazione del progetto. Nell'attivazione del progetto c'è tutto quello che può essere avviato per quella persona: sostegni economici, attivazioni di servizi esterni, in accreditamento, servizi che prevedono l'inserimento in comunità e quindi si può governare anche la retta. Tutte queste sono processi che sono ovviamente ancora in corso in alcuni settori. Nel settore, per esempio, che stiamo gestendo noi in questo momento e abbiamo implementato, tutto quello che è stato erogato dal comune come sostegni economici è stato esclusivamente gestito dal sistema informatizzato. Questo significa che tutti i progetti di intervento che hanno previsto un sostegno economico sono all'interno del sistema informatizzato di Icaro. Le domande vengono inviate, elaborate dal servizio sociale in questo momento dai nostri punti snodo che sostengono il servizio sociale nell'avviare i processi, ma che fattivamente poi fanno la parte proprio del confezionamento dell'istanza e di tutto quello che prevede il sostegno economico, e viene inviato telematicamente con il sistema informatizzato alla cabina di regia che noi abbiamo creato all'interno del servizio dignità dell'abitare, dove sono presenti degli assistenti sociali. Quindi abbiamo istituito sostanzialmente un servizio sociale all'interno di dignità dell'abitare in questo momento. Analizzano le pratiche e poi la dottoressa Pennisi, che è la RUP del progetto ma anche la dirigente del servizio, fa la liquidazione dei contributi. Questo significa che in questo momento quello che accade è che la lettura del bisogno viene fatta dal servizio sociale insieme all'equipe nostra specialistica, viene avviato un percorso di intervento sull'utente. Se questo percorso prevede un'attivazione di un sostegno economico, viene confezionata una pratica di questo sostegno, in cui ci sono ovviamente anche degli aspetti formali, per esempio la valutazione dell'ISEE, l'individuazione, diciamo, l'acquisizione dei documenti del contratto di locazione, delle utenze, quindi tutta una parte documentale che ovviamente
tutela anche l'ente locale nell'avere erogato dei fondi pubblici nei confronti di persone che hanno realmente un bisogno e che dimostrano di averlo perché hanno un contratto regolare, e su questo anche qui è un altro, secondo me, un altro passaggio molto importante, perché solo in presenza di contratti regolari noi abbiamo erogato dei fondi. Tutto questo arriva confezionato a dei professionisti che sono degli assistenti sociali, quindi non degli istruttori, quindi, che vedono solamente le carte, ma che valutano che il percorso individuato dal servizio sociale dal punto snodo tramite una valutazione multidimensionale sia coerente con il processo di attivazione di un intervento economico, e poi diciamo, fatte questa parte istruttoria, viene mandata in pagamento l'istanza. Questo per dirvi quali sono state le prassi e l'implementazione delle procedure che noi man mano abbiamo depositato, che sono diventate bagaglio diciamo anche del servizio sociale, con cui abbiamo collaborato in maniera molto continuativa. Abbiamo creato dei livelli di intervento, e su questo mi soffermo un attimo. La dottoressa Cancilla ha citato la questione di alcuni interventi che sono previsti dal titolo secondo del regolamento. Ribadisco la condizione che il disagio abitativo non si limita ad essere un disagio dell'alloggio, quindi solamente, esclusivamente avere una casa o non avere una casa, ma poter vivere e abitare in quella casa, e questo significa anche valutare quali sono gli altri livelli che hanno comportato un disagio alloggiativo, quindi disagio economico, disagio sociale di base, difficoltà familiari, difficoltà educative, e la presenza dell'educatore, del mediatore culturale, linguistico, o in questo nel corso del tempo abbiamo creato anche la figura del mediatore familiare e lo psicologo, sono stati fondamentali per integrare questi processi di intervento nei progetti individualizzati che abbiamo creato per le persone. E faccio proprio un focus su questo, perché ovviamente gli interventi educativi e gli interventi psicologici andrebbero potenziati. Hanno uno spazio, ma avevamo meno spazio rispetto a quelli sociali, e il bisogno però è stato molto evidente, e noi diciamo, in qualche modo abbiamo anche individuato dei modelli base per poter sopperire a questi bisogni, ma non sono sufficienti. Che cosa è successo in questo periodo? Dico, certo, noi avevamo fatto una valutazione di base che partiva dal poter individuare diversi gradi di intervento a secondo delle vulnerabilità dei nuclei, quindi, come dire, in un optimum lavorare sull'intervento immediato nel disagio alloggiativo, che poteva prevedere o un'intermediazione con il proprietario di casa nel caso in cui ci fosse, o un sostegno a cercare un nuovo alloggio nel caso in cui fosse una condizione, diciamo, di necessità di autonomia, per esempio per tutte le donne che escono dalle vittime di violenza, che sono state magari temporaneamente in comunità ma hanno bisogno di avere una vita autonoma, o i ragazzi che sono in uscita dalle comunità alloggio, o le persone che si vogliono distaccare dal proprio nucleo familiare, o altre condizioni, per esempio i senza dimora comunque hanno avviato un percorso all'interno dei centri diurni, ma che sono stati messi nelle condizioni di poter cominciare una vita autonoma e dignitosa, o altre condizioni di questo, o altre tipologie di questo genere. Ma indubbiamente ci siamo ritrovati a dover affrontare anche tutto un aspetto di prevenzione che questa, la prevenzione ha previsto sostanzialmente anche un intervento su tutta quella che è stata definita la fascia grigia della popolazione, ovvero tutte quelle persone che si trovano in una condizione di, come dire, di autonomia di base, ma che un evento traumatico può portarli a scendere in una condizione di povertà. Il Covid ci ha messo di fronte ad un'esplosione di questa fascia grigia.
Molte persone si sono ritrovate con una riduzione esponenziale del proprio reddito e questo ha creato un aumento di questa fascia e anche una nostra concentrazione su questa fascia. Ho letto che la dottoressa Rimedio si vorrebbe, diciamo, visto il taglio sociale, vorrebbe lasciare questa riunione. Io mi permetto, se è possibile, di fare solamente un inciso. Chiaramente l'intervento del disagio alloggiativo prevede, diciamo, con questi sostegni economici riesce ad avere dei risultati su alcune fasce della popolazione e su alcuni livelli di fragilità, ma non su tutti. Sicuramente la questione della casa per alcuni in affitto non è una soluzione, sicuramente la questione in cui tutte le grandi città si ritrovano, cioè a non avere alloggi, a non avere nuove possibilità, avere i patrimoni immobiliari del comune, come dire, fermi rispetto alla possibilità di nuovi alloggi popolari o di nuove condizioni anche ad aspetti calmierati per le persone è un grave problema. Lo sappiamo, è una condizione che sicuramente ci pone di fronte al fatto che alcune famiglie noi le abbiamo aiutate, ma è stato solamente un aiuto, come dire, un sollievo, ma non è una risoluzione, perché alcune famiglie hanno delle multifragilità che non possono essere risolte né in un anno né in due anni di sostegno, perché ci sono delle gravi condizioni su diversi livelli, vulnerabilità sociale, economica, presenza di disabilità che prevede anche che i familiari non possano andare in autonomia lavorativa perché devono fare sono impegnati nell'accudimento del proprio familiare disabile. Ci sono delle situazioni in cui famiglie molto numerose, monoreddito, senza reddito, che comunque rientrano all'interno delle fasce che potrebbero rientrare nell'edilizia popolare, ma come sappiamo il Comune di Palermo ha attualmente solo il bacino dei beni confiscati che può dare delle micro risposte ad un grande problema dell'abitare. Dico, questo lo dico perché credo che la presenza della dottoressa Rimedio e del patrimonio sia fondamentale, perché la costruzione di un processo politico anche diciamo, su quali sono le prospettive del comune nell'individuare delle nuove aree di anche all'interno del proprio patrimonio di possibile riutilizzo di alcuni beni per poter aumentare il patrimonio delle case popolari sia anche necessario. In più metto che dovrebbe uno degli obiettivi che nella nostra programmazione lasceremo e che abbiamo già come dire, discusso molte volte nell'osservatorio è quello di poter individuare degli alloggi di emergenza che il comune dovrebbe avere per poter sopperire ad alcune situazioni di emergenza in cui ci siamo ritrovati, non ultima alla vigilia di Capodanno, perché ogni Capodanno ne abbiamo una, fra Natale e Capodanno il crollo di una palazzina dove c'erano 4 famiglie con diciamo con bambini che si sono ritrovati in una situazione di grande disagio e solamente l'impegno di enti del terzo settore, aiuti da parte di fondazioni hanno consentito al comune di dare un primo aiuto, ma dentro case vacanze, dentro B&B, dentro una situazione un po' improvvisata, come dire, nel senso sicuramente non strutturale, ecco, queste sono le condizioni che ancora vanno valutate all'interno di un ampio, ma fa parte, come dire, di un grado di intervento che richiede che prevede l'integrazione di più livelli istituzionali anche all'interno del comune. In ultimo, poi ai dati un po' più. Mi sentite male? Sì, forse sì. Sì, c'è stato qualche piccolo problema. Ma proprio quest'ultimo sì. Periodo di stava. Sì, perché scusatemi, ma sono col cellulare e mi è arrivata una chiamata, quindi avrei interrotto. Sì. Dottoressa Pruite, mi scusi un attimo, semplicemente per dire che il consigliere Inserillo si scusa, ma per motivi personali ha dovuto abbandonare la seduta.
Quindi la okay. Prego di continuare, grazie, era molto interessante il suo discorso. Allora sì, dicevo, prima di lasciarvi a dei dati che sono anche un po' per darvi l'idea di quello che abbiamo affrontato in questo periodo. Non mi sentite? No, sì, ti sentiamo. Ah, ok. Dico, continuavo con questa situazione, quindi dico, noi abbiamo lavorato su dei gradi di intervento. Ovviamente in questo periodo pandemico in cui la fascia grigia ha avuto un'esponenziale, implementazione del bisogno, noi abbiamo dato, priorità a sostenere anche queste persone proprio in condizione preventiva. Fra le varie sperimentazioni che abbiamo comunque potuto valutare, al di là del sostenere le persone nel prevenire per esempio la perdita dell'alloggio, quindi intervenendo su quello che abbiamo creato, fattispecie di morosità incolpevole, che supera tutto quello che nel bando regionale di morosità incolpevole non funziona, perché dico prevedeva delle condizioni ostative per cui la maggior parte delle persone non poteva fare non poteva accedere a questi fondi. Vi dico solo che il dato del 2019 delle domande di morosità incolpevole del Comune di Palermo era di 17 domande, di cui solamente 2 erano andate a buon fine. Ebbene, noi abbiamo lavorato su oltre 120 morosità incolpevoli pure, e se vedete prevenzione perdita dell'alloggio, che è una fattispecie simile fra morosità incolpevole e sostegno all'autonomia, noi abbiamo aiutato all'incirca 600 persone solamente per mantenere un alloggio che avevano e che stavano rischiando di perdere. I dati che vedete lì, che sono proprio quelli dei processi che noi abbiamo avviato, che hanno previsto un intervento economico da parte del Comune di Palermo, che dal 2020, in cui abbiamo cominciato l'erogazione al 31 dicembre, ammontano a circa 2 milioni e mezzo di euro, più o meno, dico, ecco, questo è il dato, anche se non tutti sono ancora erogati, perché il mese di dicembre non è stato erogato dal Comune. Siamo intervenuti principalmente su abitazioni che esistevano, quindi su persone che avevano un alloggio, che abbiamo aiutato a non perdere, quindi lavorando sulla morosità accumulata o sulla possibilità di aiutarli a pagare i canoni correnti per rimettersi in carreggiata nel frattempo che avevano avuto un problema. La differenza fra le categorie non è data solo dal tipo di intervento che viene avviato, ma anche dal tipo di bisogno, perché morosità incolpevole è legato all'accumulo di morosità principalmente per un evento che ha creato una condizione di impossibilità a pagare l'affitto. Sostegno all'autonomia è un processo in cui noi siamo intervenuti laddove c'era, per esempio, una piccola morosità, quindi un mese, 2 mesi, ma principalmente dovevamo intervenire sulla questione cioè sull'aiuto a mantenere l'alloggio nei mesi in anticipazione per quanto riguarda alcune mensilità, in modo tale da dare alla persona la possibilità e al nucleo la possibilità di riprendere il proprio percorso lavorativo, oppure mantenere la propria famiglia nel frattempo che riprendeva il proprio percorso di autonomia. Mentre disagio alloggiativo grave riguarda principalmente questioni di, per esempio, persone che erano provenienti da sgomberi o da sfratti, che quindi non siamo riusciti a sostenere perché già erano in stato di sfratto esecutivo quando li abbiamo presi e non c'era possibilità di intervenire, e abbiamo fatto degli interventi anche di nuove case che sono state prese dalle persone, e quindi li abbiamo aiutati a fermare le case dando la garanzia al proprietario di casa. In questo, una delle cose principali che abbiamo fatto è stata quella di scegliere di non pagare gli utenti, quindi non metterli nelle condizioni di ricevere loro i fondi e poi di doverli trasferire, ma pagare direttamente i proprietari di casa. Questo in primis per una questione anche di gestione del denaro pubblico per il Pommetro. Era più semplice per gestirlo, perché i controlli che vengono fatti, prevedono che poi dovevamo altrimenti
prendere tutti i pagamenti che l'utente faceva al proprietario di casa. Quindi già di base siamo partiti dall'agevolare il comune nel non dover fare troppi controlli. Ma inoltre noi siamo passati anche dall'avere una visione molto chiara che quello che accade, per esempio, anche con il reddito di cittadinanza è che le persone hanno un contributo per l'affitto anche all'interno del reddito di cittadinanza, ma molto spesso non lo destinano per l'affitto perché magari a loro è necessario per poter sostenere la propria famiglia. Quindi molto spesso, anche se avevano un fondo, non riuscivano a utilizzarlo per poter pagare l'affitto. A questo punto noi abbiamo deciso di tutelare le persone dando il contributo dell'affitto direttamente al proprietario di casa, quindi dando a loro la sicurezza di avere la casa pagata in modo tale che potessero poi proseguire con i loro percorsi. L'unica cosa che viene pagata agli utenti è il rimborso delle utenze, che è stato utilizzato come strumento di lavoro con gli utenti per poter fare in modo che loro compartecipino alla loro autonomia abitativa. Pagare l'utenza, mantenere comunque il proprio alloggio pagando l'utenza, e poi noi possiamo procedere con il rimborso di queste, quindi dando nuovamente la liquidità all'utente per poter avere comunque un sostentamento e continuare a pagare l'utenza, anche diciamo a sostenere la propria famiglia. È stato un modo per poter lavorare insieme alle persone, dare delle risposte, ma fare in modo che loro compartecipassero al processo di autonomia. In questi, in questi processi sono stati veramente molti i risultati che noi abbiamo raggiunto, e molti che vorremmo raggiungere, non sappiamo se li raggiungeremo entro ottobre. Sicuramente abbiamo sperimentato delle coabitazioni per quanto riguarda soprattutto i ragazzi in uscita dalle strutture di accoglienza, principalmente migranti. Lo dico perché, voglio dire, principalmente in questo momento nel comune di Palermo, anche nelle comunità alloggio ci sono soprattutto migranti, come minori, adesso maggiorenni, ma anche miste fra ragazzi italiani che erano in comunità e ragazzi migranti, aiutandoli a trovare delle case in cui condividevano l'affitto. Quindi quella coabitazione è stata una sperimentazione che abbiamo accompagnato. L'abitazione solidale, la città non è ancora molto pronta a questo livello, perché ci vuole un lavoro di sensibilizzazione che, devo dire, in questo periodo non era fattibile. Non era fattibile, ma soprattutto la città non era davvero pronta a poter lavorare su questo livello di integrazione, anche se alcuni piccoli processi li abbiamo sperimentati con ragazzi che erano in uscita dalle comunità e che hanno fatto delle coabitazioni con delle persone, che hanno fatto delle abitazioni solidali con delle persone anziane. Devo dire che non funzionano benissimo, diciamo, nel senso che la differenza d'età è un fattore che comunque va valutato in una situazione molto specifica, perché poi i ragazzi chiaramente hanno dei bisogni anche sociali che sono diversi, e lì per fare questa sperimentazione è necessario avere a disposizione una grande possibilità di tutoraggio e di autonomia. E vi dico che, avendo gestito oltre 1900 utenti, non era semplice con 20 ore di educatore poter valutare la possibilità, per punto snodo, valutare degli accompagnamenti così corposi. Quindi anche qui, diciamo, gli interventi possono essere pensati però in base alle risorse anche professionali che si hanno, perché un intervento sul disagio alloggiativo prevede che ci sia un accompagnamento complesso, per cui diciamo anche il sostegno psicologico. Noi avevamo la possibilità di avere solo 5 psicologi su 10 punti snodo, con una media di 6 ore per punto snodo. Quindi significa che le prese in carico erano sostanzialmente una valutazione, un sostegno iniziale e soprattutto un invio, anche se durante il periodo pandemico siamo stati sostanzialmente un servizio di sostegno psicologico a distanza molto attivo.
Ovviamente l'accompagnamento, una cosa fondamentale è stata anche quella di lavorare sull'integrazione delle risorse anche interne al comune, quindi fondamentale è stato quello, il lavoro fatto anche insieme ai colleghi del Poli Inclusione, ai colleghi del servizio sociale, all'integrazione con tutti i servizi che sono offerti dal territorio. Questa è un'altra cosa fondamentale da fare all'interno del servizio sociale e secondo me una delle cose del regolamento che sono inserite nel regolamento come azione di regia e come indicazione vanno perseguite con grande sforzo all'interno dei servizi sono quelle di poter avere sempre una visione d'insieme molto ampia sulle diverse che ci sono sul territorio, perché questo consente di poter ovviare alla mancanza di professionalità specifica all'interno del servizio sociale. Per esempio penso all'orientamento al lavoro. L'orientamento al lavoro è un'azione che non può essere retta all'interno del servizio sociale mentre si fa tutto il resto, però è importante poter avere la connessione col territorio e così via. Quindi dico, l'integrazione è stata molto importante. Forse Simone stava, il dottore Lucido stava cercando di proiettare nuovamente i dati per dire quali sono fra i dati che ho dato. Vi dicevo che sono all'incirca 1966 gli utenti che sono stati presi in carico. Stiamo parlando che ovviamente di utenti presenti dentro la cartella sociale, quindi quelli che comunque abbiamo avviato con un processo di segnalazione e di valutazione del percorso all'interno di nuclei familiari, non sono tutti singoli ovviamente, sono nuclei familiari per un totale di circa ad oggi 1966 utenti. Di questi sostanzialmente 647 fra nuclei familiari e singole persone hanno ricevuto un contributo economico per salvaguardare l'alloggio o per poter avere un nuovo alloggio per tutti loro è stato creato un percorso di sostegno, non per tutti economico. Questo ci tengo a dire perché dico non per tutti è stato necessario attivare un sostegno economico, per alcuni sono stati anche accompagnamenti per esempio purtroppo anche a delle segnalazioni che sono poi divenute degli inserimenti in comunità protette perché magari ci sono state delle condizioni di violenza domestica individuate oppure delle segnalazioni per l'inserimento all'interno di comunità terapeutiche per alcune situazioni di disagio psichico. Quindi ci sono state tutta una serie di altri interventi o intermediazioni che sono andate a buon fine con i proprietari di casa senza dover necessariamente intervenire a livello economico. O accompagnamenti ad altri servizi più specifici per poter dare la possibilità alle persone di riprendere il proprio percorso di vita, perché magari per alcuni il problema dell'alloggio non era quello di non poterlo pagare, ma era quello di non riuscire a trovarlo, per esempio, oppure di non avere la fiducia da parte dei proprietari di casa, perché le categorie sono, persone che hanno disabili a casa, i proprietari di casa ovviamente li escludono perché temono che poi non potranno mai più liberare l'alloggio. Persone che hanno molti figli a carico, la stessa cosa. Se voi fate un giro negli annunci delle agenzie immobiliari, una delle prime frasi è no reddito di cittadinanza. Quindi tutto questo è un processo molto, molto complicato. E poi abbiamo ovviamente lavorato molto sull'emersione dei contratti in nero, perché chiaramente molte famiglie si ritrovavano in situazioni in cui pagavano meno di quello che veniva dichiarato o pagavano l'affitto senza avere un contratto regolarmente registrato. Quindi tutto questo è stato un lavoro molto complesso. Chiudo dicendo che chiaramente ci rendiamo conto che fra le varie fasce di vulnerabilità, chiaramente, come ho già detto poco fa, alcune situazioni non trovano risoluzione, ma solo sollievo.
temporaneo e noi ne eravamo consapevoli. Alcuni, con l'aiuto di un'annualità massima, sono riusciti a riprendere il proprio percorso, ma stiamo parlando sempre di famiglie in cui le risorse erano facilmente attivabili, le risorse anche personali. Quindi già c'erano delle risorse perché erano in età lavorativa, avevano avuto un trauma temporaneo o dovuto al Covid o dalla malattia di una persona in particolare o dalla perdita di uno dei due redditi. Per tutte quelle famiglie che invece si ritrovano in una condizione in cui pensiamo agli ultra cinquantenni che hanno perso il lavoro e che difficilmente possono rientrare all'interno di un processo di lavorativo in questa città. Non dico, cioè dico, non abbiamo grandi risorse economiche qui, quindi ci stiamo ritrovando anche a dover valutare delle possibili ripresentazioni anche di sostegni economici per alcuni nuclei, laddove è palese che comunque al di là dell'impegno della famiglia in qualche modo ci sono delle difficoltà oggettive, per esempio anche la difficoltà di trovare un lavoro. Non so come li vedete voi, diciamo, i grafici forse un po', però possiamo, queste sono elaborazioni che sono state già, come dire, oggetto di relazioni che noi abbiamo depositato al direttore Giovanni Paternostro, quindi potrà anche condividervele, diciamo. Sì, dottoressa, questo materiale può essere poi inviato alla commissione in modo tale che magari noi consiglieri abbiamo anche tempo di approfondire nella lettura i vari aspetti? Sì, forse il dottore Paternostro voleva aggiungere qualcosa, comunque sì, dico, queste sono relazioni sui dati che abbiamo noi sempre elaborato semestralmente e che sono già depositate. Proprio, e danno un'immagine molto specifica anche della differenza fra le circoscrizioni, fra gli interventi, fra la popolazione, la tipologia di vulnerabilità, anche la suddivisione etnica, diciamo, in alcuni, proprio per definire che tipo di interventi sono stati avviati. Il dottore Paternostro sicuramente ve li potrà girare. Vedo la alzata, allora do la parola al dottore Paternostro. Allora, sì, io volevo aggiungere qualcosina. Vabbè, senz'altro vi manderemo il report, un report insomma di tutto quello che avete, che siamo riusciti a dirvi in questa giornata. Fra l'altro sarà oggetto di una pubblicazione che è tra gli obiettivi che ha l'ATI prima della fine del mandato, che chiaramente sarà molto più complessa, spiegherà tutto quello che è stato fatto e che stiamo continuando a fare. Vorrei concludere non con una nota di positività, perché dico, qua alla fine sembra che vogliamo essere autoreferenziali e raccontarvi solo le cose belle, perché dico, se voi siete la parte politica è giusto che siete anche parte delle difficoltà quotidiane che affrontiamo ogni giorno. L'assessora lo sa bene. Il progetto Agenzia per la Casa, nella logica regolamentare, doveva essere un intervento trasversale che affrontava il disagio delle persone attraverso una struttura comunale che è appunto l'Agenzia della Casa, che ad oggi, per le gravissime carenze di personale che l'amministrazione affronta, si nutre solo dell'apporto lavorativo del personale dell'ATI. E questo è fondamentale, perché il Comune ha istituito l'Agenzia della Casa, è un organismo comunale a tutti gli effetti, non siamo riusciti a metterci dentro un solo dipendente comunale. Quindi questo chiaramente fa saltare le coronarie, perché questo vuol dire che se noi non riusciamo a fare la gara e ad aggiudicare il servizio entro la scadenza, tutto il meccanismo che abbiamo attivato con sacrificio anche immane in termini di modifiche di pensiero procedurale e cose, rischia di essere un patrimonio che può essere disperso nel giro di poco tempo, mentre questi mesi potrebbero essere utilizzati per un trasferimento di sapere e di competenze a personale comunale che potrebbe operare all'interno di questa struttura. Cosa che ovviamente non dipende da nessuno dei presenti, ma dipende da una condizione generale che è bene esplicitare. Dico, fra l'altro,
Lo stesso problema investe trasversalmente tutto il settore che ha gestito tutto il piano per l'asse 3 del piano operativo Pommetro, che si troverà a gestire altre risorse, che gestisce il fondo povertà e che gestisce una quantità di risorse in mani, con pochissime persone che si fanno carico di un lavoro veramente disumano a volte, senza voler esagerare, è di una complessità che richiede a volte anche studio, approfondimento, perché le cose vanno appunto fatte per bene, per evitare di incappare in conseguenze anche gravi. Ad esempio, noi abbiamo dovuto superare due livelli di controllo, uno dall'autorità di gestione nazionale, che è un organo del ministero all'interno del ministero per la coesione, e poi il MEF, che è stata una delle esperienze, diciamo, professionali più traumatiche della mia vita, perché dico, siamo stati sottoposti al controllo della Santa Inquisizione, diciamo, qualcosa di simile. Dico, per fortuna, dico, grazie anche alla professionalità dell'ATI e alla correttezza, diciamo, nella gestione amministrativa e procedurale, ne usciremo senza nessun taglio, ma con qualche piccola raccomandazione, che tutto sommato questo ci fa onore, perché dico, per quelli che siamo e per quanti ci lavoriamo per la parte dell'amministrazione su questo progetto, siamo stati, voglio farmi un plauso, veramente bravi. Cosa manca? Manca la connessione di questa struttura, che è stata pensata per agire trasversalmente per mettere in connessione dignità dell'abitare, servizio sociale e patrimonio. Manca ancora ad oggi la costruzione di una connessione reale, cioè noi lavoriamo con i contributi, lavoriamo con i benefit statali e regionali messi a disposizione del servizio dignità dell'abitare all'883 Sovennisi, non riusciamo a attivare un meccanismo di assegnazione delle abitazioni è coerente con il bisogno delle persone. Cioè, è una parte che rimane così. È vero che case si dice che non ce ne siano, però noi alcune persone non le possiamo aiutare in altro modo se non dandogli da casa. Cioè, questa esperienza ci ha insegnato nel triennio che ci sono determinate categorie di utenza a cui il progetto individualizzato, in questo hanno ragione le associazioni che fanno pressione sulla parte politica, protestano, perché c'è una fetta di emergenza abitativa in città che può essere sì accompagnata da un progetto sociale, ma che fondamentalmente per uscire dalla situazione di bisogno estremo ha bisogno della casa. Poi il modo in cui va data con un progetto sociale di sostegno, anche rieducativo per certi aspetti, di orientamento alla legalità, tutto quello che vogliamo. Però quando manca l'elemento fondamentale, l'agenzia della casa è uno strumento che risulta carente, perché ovviamente a questo bisogno non può dare una risposta precisa. E per questo dico, vabbè, siamo stati anche attaccati pubblicamente e accusati di vanificare le risorse pubbliche in interventi che non risolutivi da una parte della società che giustamente rivendica la casa. Vorrei semplicemente dire che con i soldi del Pommetro si poteva fare questo, non si potevano comprare case, detto in maniera molto semplice. Quindi noi abbiamo utilizzato questa risorsa al massimo, mettendola a disposizione delle persone che avevano questa tipologia di bisogno. Sicuramente, dico, se non ci fossimo stati noi non si sarebbe fatto neanche questo, ma neanche si potevano comprare le case. Quindi questo per chiarezza dell'informazione, perché molto spesso è facile dire, ah, avete speso 2,5 milioni di euro in contributi, si potevano comprare le case. No, la Commissione europea non ci avrebbe permesso di comprare le case, quindi o le spendevamo così e comunque abbiamo aiutato tantissime persone, o non avremmo potuto fare niente. Io ho finito e vi ringrazio. Ho visto che forse anche il dottore Lucido intende intervenire. Sì, le do la parola. Sì, sì, grazie. Ma solo per aggiungere un'ulteriore coda alle cose che ha appena detto Giovanni Paternostro, perché poi
Francesca Puliti ha esaurito tutto quello che si poteva dire in tema di presentazione di che cosa è stato fatto, come è stato fatto e con quali risultati anche in termini quantitativi. Rispetto a quest'ultima cosa che diceva Giovanni Paternostro, che io sottoscrivo totalmente, aggiungerei solamente che da una parte, diciamo, rispetto ai risultati raggiunti in termini proprio di dispositivo che abbiamo attivato in questi 3 anni, sicuramente c'è quello che già è stato sottolineato da Francesca Pruiti e da Giovanni Paternostro, ci abbiamo messo insieme, già aver messo insieme dignità dell'abitare, il servizio sociale e aver attivato Icaro, già solo questo secondo me merita, diciamo, è brutto che uno si faccia i complimenti da solo, ma diciamo, da questo punto di vista ci siamo riusciti. Ed è un risultato non da poco. A futura memoria, visto che la seduta è registrata e sono atti del Consiglio Comunale, Icaro è uno strumento fondamentale. Francesca Puliti già l'ha detto, io però lo voglio ribadire. Avere una cartella sociale informatizzata per il Comune di Palermo è veramente, nonostante tutte le difficoltà nel cominciare a utilizzare da parte degli operatori, eccetera, eccetera, le difficoltà grandi nel costruirla, e da questo punto di vista l'Agenzia Sociale per la Casa ha dato un contributo notevole. Mi scuso di nuovo se ci facciamo gli autocomplimenti, ma noi ci siamo proposti, quando il meccanismo era abbastanza bloccato nel lavoro con la SISPI, eccetera, di fare da cavie. Il fatto che l'Agenzia Sociale per la Casa abbia detto a un certo punto va bene, noi vi aiutiamo a costruire lo schema logico, perché mettere insieme gli informatici con gli operatori sociali non è esattamente una cosa semplicissima, è stato necessario un lavoro di traduzione delle competenze e dei linguaggi che poi, come dire, si è solidificato nella cartella sociale informatizzata. Ma a un certo punto noi abbiamo detto, un paio d'anni fa, in una riunione alla SISPI, va bene, noi come operatori dell'Agenzia Sociale per la Casa faremo da cavi e cioè cominceremo a utilizzare Icaro per lavorare le nostre procedure, cosa che è stata fatta. Quindi abbiamo sperimentato tutto il processo, dal concepimento all'utilizzazione, con un meccanismo che informatizza tutto il processo, il che significa un risparmio notevolissimo in termini di risorse che non vanno sprecate e di, come diceva Francesca Pruiti, di informazioni che vanno conservate e condivise. Significa che gli utenti vengono seguiti e c'è sempre traccia di quello che è stato fatto, come di quello che non è stato fatto, come dei cambiamenti che sono intervenuti. Su Icaro l'ultima cosa voglio dire, e poi vado in conclusione alle cose che diceva Giovanni Paternostro. È importante che ci sia consapevolezza all'interno dell'amministrazione della potenza di questo strumento, perché se Icaro viene sfruttato al massimo, fondamentalmente permettendo ai servizi di poter accedere ai dati che sono conservati là dentro per elaborarli, significa che le future programmazioni, i futuri interventi, i futuri dispositivi che verranno attivati dai servizi sociali del Comune di Palermo avranno alle spalle una possibilità di elaborazione di dati e di conoscenze sempre aggiornate e sempre complete e dettagliate, che è una cosa, vi assicuro, spettacolare. Chiuso questo, andiamo invece alle cose che diceva Giovanni Paternostro. È vero, il problema del... noi siamo partiti come Agenzia Sociale per la Casa un po' al contrario di come hanno fatto le altre agenzie sociali in giro, diciamo, per l'Italia, al centro-nord, sto parlando delle grandi città, sto parlando di Bologna, Torino, Genova, Milano, quelle, diciamo, con cui ci siamo anche confrontati, perché durante il percorso formativo Francesca lo accennava, ma noi abbiamo ospitato nella formazione che abbiamo potuto fare in presenza nel 2019, per esempio, la Fondazione Housing Sociale di Milano, e ci siamo confrontati con quel modello. Ma Palermo è partita un po' al contrario rispetto a quel modello. Noi siamo partiti dai servizi sociali per poi arrivare al tema del patrimonio immobiliare disponibile e che si può mettere nel circolo del,
delle necessità che vengono rappresentate all'interno dell'attività dei servizi sociali. Le altre città invece sono partite esattamente al contrario, cioè da che cosa? Da una notevole disponibilità di risorse finanziarie che erano in grado di mobilizzare il patrimonio immobiliare. Che cosa significa questo? Che quando tu hai alle spalle la Fondazione Cariplo, per esempio, o cose del genere, stiamo parlando di Fondazione Cariplo, vedevo i dati l'altro giorno, un patrimonio di 9 miliardi di euro, no? Che ogni anno mette in circolo più di 160 milioni direttamente nei progetti. Che cosa significa? Che quando tu hai questa potenza di fuoco, puoi costituire fondi di garanzia, puoi costituire partnership pubblico-private in cui tu agisci direttamente sui proprietari e dandogli delle garanzie, oppure addirittura, ed è un fenomeno molto diffuso, stanno nascendo molte società benefit e non profit che acquistano il patrimonio immobiliare che non viene utilizzato e lo rimettono sul mercato a prezzi calmierati per rispondere alla domanda che viene portata loro dai servizi sociali. Questo lavoro noi l'abbiamo cominciato a fare, ma vi rendete conto che è una strada molto in salita, ma che andrà percorsa per completare il ciclo per il quale è nata l'Agenzia Sociale per la Casa, perché altrimenti mancherà sempre questo pezzo. Noi l'abbiamo fatto incontrando una serie di realtà che fanno questo, ormai in Italia ce ne sono molte, che tentano di mettere in moto il patrimonio immobiliare che a Palermo c'è, perché i dati dell'ufficio statistica del comune parlano, se non ricordo male, di 42 unità immobiliari, 42.000 appartamenti sfitti. Questo che cosa significa? Che abbiamo a disposizione un capitale immobiliare potenziale molto ampio che bisogna riuscire a mobilizzare, cioè a mettere in circolo. Questo lavoro è il pezzo di lavoro che andrà sviluppato, questo lo consegno, diciamo, alla memoria della Commissione, per chi subentrerà a gestire, pubblico o privato che sia, l'Agenzia Sociale per la Casa, perché altrimenti rischiamo di avere sempre appunto i problemi che richiamava poco fa Giovanni Paternostro. E questa è la parte, diciamo, più innovativa per il nostro territorio che andrà sviluppata. Tenete conto che noi in Sicilia abbiamo solo la Fondazione Sicilia come fondazione di origine bancaria, che sono quelle solitamente alle quali ci si rivolge quando si mettono in moto questi meccanismi. Sicuramente quello è un interlocutore, ma quello che noi abbiamo cominciato a fare, incontrando anche altri soggetti che vengono anche questi, perché le fondazioni di origine bancaria sono fondazioni di diritto privato, ma le società, le organizzazioni che abbiamo incontrato, che sono tutte del centro-nord fondamentalmente, stanno cominciando a fare questo, vanno nelle aree metropolitane e con capitali che sono investiti tendenzialmente da fondi di investimento a impatto sociale, come dire, stanno costruendo una catena del profitto, ma intendendo il profitto quello buono, no? Che permetterà, a chi verrà dopo, se riuscirà a costruire questi dispositivi operativi, di attivare il capitale immobiliare che altrimenti giace morto, immobile e inutilizzato. Ed è un peccato sia per chi ha la necessità e non ha una risposta, ma sia sempre di più per chi ha un bene immobile che gli costa solo in termini di tasse e di eventuale manutenzione. Quindi su questo, come diceva Giovanni Paternostro, è un pezzo di lavoro che noi abbiamo iniziato a fare, ma che necessita di grande input, perché invece sul resto, secondo me, come ha bene rappresentato Francesca Pruiti, il lavoro che noi vi consegniamo come Agenzia Sociale per la Casa è molto strutturato, molto articolato e merita di essere sfruttato, perché veramente, io lo dico chiudendo, è stato un bel lavoro. Con tutti i limiti che abbiamo avuto, ma secondo me è stato un bel lavoro. Grazie, dottor Lucido. Diciamo che ovviamente quello che emerge sono le necessità
Sì, di avere risorse strumentali, ad esempio la tecnologia chiaramente aiuta molto l'uomo nel suo lavoro, quindi vi ringrazio anche per diciamo, aver partecipato a questo progetto innovativo di Icaro, che sicuramente lascerà il segno anche per chi appunto per gli uffici, e che appunto aiuta nelle pratiche amministrative, però ovviamente ci vogliono anche le risorse umane, risorse relazionali, perché quando poi una persona ha un bisogno deve avere qualcuno con cui confrontarsi, quindi quei sportelli di front office. E noi, per quanto riguarda la mancanza di personale, mi creda, abbiamo diciamo fatto diverse sedute di commissione, perché in realtà tutti gli uffici comunali in questo momento soffrono di mancanza di personale, e in questo caso proprio la necessità di avere un'equipe multidisciplinare, parlavamo di assistenti sociali, ma anche la necessità di avere figure professionali come gli psicologi, come educatori, mediatori culturali, proprio per affrontare diciamo a 360 gradi di quelli che sono i bisogni della cittadinanza. E poi, per ultimo, ma appunto non meno importante, le risorse economiche. Perché chiaramente avendo a disposizione di fondi si potrebbero attivare una serie di iniziative come la ristrutturazione di alloggi, non dico la costruzione, ma comunque la ristrutturazione, e la possibilità di investire diciamo in case popolari o in alloggi di emergenza, perché sappiamo che Palermo in realtà ha un cuore grande. Spesso vengono in aiuto appunto diverse associazioni del terzo settore, enti, quindi tutto quello che è il no profit, però è chiaro che anche il comune deve veramente poter dare ai cittadini la possibilità di avere un alloggio che non è temporaneo, ma è diciamo in qualche modo definitivo. Io penso che noi come commissione potremmo poi eventualmente fare un nuovo incontro con la dottoressa Rimedio, che poi ho visto che probabilmente avrà avuto esigenze lavorative e non è con noi adesso in collegamento, per riaffrontare nuovamente quello che è la tematica degli alloggi popolari. Do la parola alla consigliera Orlando, che ho visto che... Grazie. Sì, grazie. Io vi ringrazio, ringrazio tutti gli intervenuti, perché è stato molto interessante oggi questo confronto. Ringrazio in questo momento particolarmente Simone Lucido, perché alcune delle mie osservazioni proprio si agganciavano a Icaro, questo sistema di cui voi avete parlato, che mi ha molto colpita, perché è sicuramente uno strumento di innovazione. E vi assicuro che l'aspetto dell'informatizzazione colpisce duramente tanti servizi del Comune di Palermo, quindi che voi siete riusciti a elaborare una cartella sociale informatizzata per l'erogazione di un servizio così complesso, perché è stato spiegato bene anche dalla dottoressa Pruiti, non si tratta semplicemente di trovare una casa, e già questo non è semplice, diciamo, ma ecco, mettere in atto tutta una serie di servizi offerti agli utenti, della dignità dell'abitare, a quell'assistenza sociale, eccetera. Ecco, mi è parso di capire che voi avete proprio brevettato un sistema di informatizzazione, no? L'avete tagliato su misura per Palermo, però ne è uscito fuori un prodotto originale, mi sembra di capire. Dico bene? Allora faccio un piccolo passo indietro, perché cioè io ho la mania di chiarire sempre il contesto all'interno del quale le cose nascono, perché poi diciamo finisce che ci perdiamo pezzi. Questa opportunità nasceva sempre dal piano operativo Pommetro all'interno dell'asse 1, che è agenda digitale. Sì, ricordo, vero? Fra gli assi, assi del Pommetro c'è un'obbligatorietà di interconnessione, ovvero per esempio l'asse inclusione sociale, che è l'asse 3, quella di competenza del nostro settore, è in connessione in parte con l'asse 4, che è quello che ristruttura beni di proprietà comunale. Diciamo che lì la connessione è stato un po' un disastro, nella misura in cui c'è purtroppo un disallineamento fisico naturale
tra i tempi di intervento strutturali sul patrimonio e i tempi del sociale di presa in carico delle persone. Cioè, se noi mettiamo in connessione sull'asse 4 un bene che dovrà essere destinato a edilizia residenziale pubblica, il tempo che si fa la gara in quell'ambito, si fanno le ristrutturazioni, si fanno i lavori, noi abbiamo già finito il progetto, quindi questa cosa è risultata un po' disfunzionale essenzialmente per questa cosa. Mentre per l'asse 1, dove era chiaramente detto che le amministrazioni avevano l'opportunità di elaborare un software di cartella sociale informatica, quindi da mettere al servizio dell'asse 3, noi abbiamo colto la palla a balzo e onestamente, siccome le cose non si fanno da sole, abbiamo mobilitato, oltre all'Agenzia della Casa che è stata disponibilissima, anche il settore nel coordinamento del servizio sociale, perché loro gestivano già altri software che erano quelli per la presa in carico dei cittadini beneficiari del reddito di cittadinanza, che sono previsti una serie di protocolli. Quindi abbiamo mutuato una serie di prassi, come dire, valutative, amministrative, di presa in carico da quel sistema, con la partecipazione attiva anche da parte del servizio sociale, per fare in modo che il software fosse adatto alle esigenze, diciamo, lavorative. Ora, per fortuna, siamo quasi alla fase in cui mi preannunciamo che verrà rilasciato Icaro 2.0, quindi abbiamo superato la prima fase di sperimentazione. Chiaramente è un percorso che si svilupperà negli anni, ma che ci consentirà di avere uno strumento sempre più flessibile e possibilmente adatto. Dico, anche lì dobbiamo dirci le cose come stanno. Dico, l'approccio informatico degli operatori non è il top, è spesso lo strumento che inizialmente è uno strumento d'aiuto, viene visto un po' come una complicanza della prassi di lavoro quotidiano, per cui anche lì serve un cambiamento culturale. Cioè, detto così, in maniera molto aperta, se loro non si fossero immolati con il personale giovane che hanno messo a servizio dell'amministrazione, pieno di competenze anche diverse rispetto a un dipendente comunale medio ultra cinquantenne, noi questo sistema oggi non l'avremmo mai e poi mai sperimentato. Quindi, diciamo, bisogna avere anche la consapevolezza che l'implementazione di un sistema informatico prevede anche un lavoro di consapevolezza anche culturale di chi poi dovrà utilizzarlo. Certo, chiaro. Scusate se vi ho interrotto. No, è stata una precisazione utile. Comunque dico, alla fine appunto era una dei punti del progetto che sono stati sviluppati da voi facendo tesoro di conoscenze pregresse e sistemi pregressi, sviluppato ulteriormente. A me sembra, come diceva Simone Lucido, veramente uno strumento molto molto importante che nella complessità delle azioni che sono richieste, io vedo che ha può essere, ecco, declinato in maniera versatile per migliorare sempre di più i servizi e avere sempre sotto controllo la situazione. E questo lo trovo positivo. Volevo chiedervi una cosa: di queste quasi 2000 persone che sono state prese in carico, risulta, perché io immagino che voi facciate anche un'azione di monitoraggio, risulta tra questi qualcuno che alla fine ha abbandonato, diciamo, il percorso, che, diciamo, per voi non ha raggiunto quegli obiettivi che vi eravate prefissati quando avete fatto appunto una cartella complessa di presa in carico? Allora, noi in questo momento stiamo proprio facendo il monitoraggio di tutte le prese in carico, perché lo facciamo costantemente, adesso stiamo completando appunto i monitoraggi. Allora, trattandosi di bisogni così evidenti, gli abbandoni sono stati legati soprattutto alla fase dalla segnalazione alla prima valutazione. Quindi, una volta avviata la presa in carico, è stato cioè non abbiamo dei dati di abbandoni precoci, diciamo,
delle nostre prese in carico. È successo che dalla fase di segnalazione, quindi che sono pervenuti al servizio sociale o al nostro numero verde, a quando noi li abbiamo ricontattati per una prima valutazione, magari alla prima valutazione i bisogni non erano idonei al servizio, oppure si stavano trasferendo, oppure sono diventati irreperibili in molti casi gli stranieri. Quindi dico, ci sono state queste tipologie di utenza, però nelle prese in carico sostanzialmente abbiamo chiuso attualmente, ritenuto chiuso, quindi risolto il problema abitativo in una percentuale ancora bassa, perché dico, stiamo ancora completando i processi, perché dico, ci siamo dati almeno un anno di lavoro con le persone, quindi non ci stiamo dando meno di questo tempo per valutare se il bisogno abitativo e tutti gli altri bisogni individuati e gli obiettivi che ci siamo posti siano, diciamo, in fase di siano stati raggiunti. Siamo già nella fase in cui possiamo dire che una percentuale abbastanza cospicua, dico almeno il 40%, è in una situazione di come dire, possibile riproposizione di un ulteriore intervento, perché il primo periodo non è stato sufficiente a superare alcune criticità. Una di quelle che vi citavo, per esempio, alcuni che non sono riusciti a reintegrarsi nel mondo del lavoro, e questo per il mantenimento di un alloggio è fondamentale. Per cui diciamo, è vero che mantenere un alloggio, diciamo, averli aiutati un anno a mantenere l'alloggio gli ha consentito di poter andare avanti nella loro vita, però è anche vero che se nel frattempo la loro situazione economica non è cambiata, comunque l'affitto lo devono pagare. Assolutamente. Quindi è come si dedicano a cercare il lavoro, dico. Poi vi dico anche che la presenza del servizio sociale e la nostra presenza, in alcuni casi, e noi valutiamo caso per caso laddove l'impegno della persona ci sia stato, laddove la compartecipazione sia stata attiva, laddove invece, più che ripetere immediatamente un possibile aiuto, stiamo facendo delle azioni di sostegno maggiori per avviare una loro raggiungimento minimo degli obiettivi e poi perseguire una possibile riproposizione di un intervento economico. Perfetto, grazie, sempre interessante questo approfondimento. Poi volevo chiedere a tutti e tre, in effetti, ma insomma parto dal dottore Paternostro. L'iter del regolamento sull'inclusione sociale, avrete saputo, mi rivolgo agli altri due ospiti, è stato anche lungo. Mi permetto di dire che, diciamo, questa commissione ha lavorato davvero con grande entusiasmo per portarlo a conclusione rispetto proprio ai passaggi politici, quelli che poi hanno permesso la sua votazione positivamente, e quindi dotare il comune di uno strumento importante. E con il dottore Paternostro, nei mesi un po' di stallo, è sorta anche la necessità di aggiornamento, se ti ricordi, Giovanni, di aggiornamento, perché passando il tempo arrivavano nuove sollecitazioni o comunque si aprivano nuove possibilità di allargare ulteriormente questo regolamento, che poi si sono tradotti in emendamenti che noi abbiamo fatto i nostri, abbiamo assolutamente accolto le richieste dell'amministrazione, li abbiamo fatti i nostri e li abbiamo portati, fortunatamente con un esito positivo, in consiglio comunale, e quindi è stato un regolamento, ecco, che nei mesi si è evoluto ulteriormente. Ora io vi chiedo, alla luce pandemia, che non era prevista quando noi abbiamo varato il regolamento, non pensavamo che pochissimo tempo dopo ci saremmo, anzi, se non ricordo male, è stato votato quando già eravamo all'inizio della pandemia. Veramente no, il lockdown, il 17 aprile l'avete votato. No, però capisci bene che, diciamo, non si poteva prevedere che sarebbero passati altri due anni, perché eravamo da pochissimo noi in lavoro agile, ricordo le sedute da remoto, le sedute di consiglio comunale. La data di approvazione è stata 17 aprile. Sì, e noi da remoto eravamo da intorno alla metà di marzo. Un rush finale giorni, sì, dove c'è stato un lavoro molto intenso a distanza. Scusatemi, la segreteria. Io sono costernato a dover intervenire.
ma devo comunicare la mancanza del numero legale con l'assenza degli altri consiglieri. Quindi non vorrei vanificare assolutamente ciò di cui si stava parlando, ma non... Va bene, diciamo, siamo costretti a chiudere la seduta, però se mi permettete fuori registrazione vi vorrei fare una domanda. Assolutamente, sì, assolutamente sì. Sì. Presidente. Sì, dicevo questo, intanto chiudiamo la seduta. Consigliera, sì, siamo intanto anche io ringrazio veramente tutti i partecipanti che oggi veramente in maniera esaustiva e chiara ci hanno dato delle informazioni cui noi penso terremo tesoro, perché comunque ci serviranno per la nostra attività politica anche per un futuro. Detto ciò, sono le 11. Dichiaro chiusa la seduta e approveremo il verbale un'altra volta. Provvedo a interrompere la registrazione. La mancanza di numero legale sono costretti. I signori invitati possono rimanere e continuare fuori registrazione. Io vi rubo solo un attimo, non vi voglio togliere tempo ai vostri.